Eccoci, queste sono alcune delle etichette, alcuni dei grandi prodotti del gruppo Frescobaldi. Abbiamo il piacere e l'onore di essere con Lamberto Frescobaldi, presidente del gruppo, dopo una degustazione guidata da egli stesso, come si direbbe, insomma di storia ne avete, no? 700 anni, però sempre con passione e grande dedizione al vino e con questa caratteristica che vorrei toccare della diversità delle differenti tenute, i differenti territori, ecco, una Toscana che però si differenzia molto. Assolutamente, la Toscana è una regione molto generosa in diversità, ci sono zone più sul mare, ci sono zone montane, c'è pianure, zone addirittura di neve e quindi addirittura di sci, quindi c'è le isole, c'è un po' di tutto e qui noi dobbiamo esaltare proprio le unicità di ciascun territorio tramite una bottiglia di vino, quindi con grande rispetto di quel territorio lì. Ecco, questa è un po' la mappa, no? Anzi è la mappa di Frescobaldi in Toscana. Sì. Si va dalla tenuta Ammiraglia nella Maremma. Ammiraglia. Ai 178 km in sud, in tenuta Castiglioni, poi Nipozzano. A Nipozzano, a Pomino, a Remole e poi addirittura qui sull'isola della Gorgona, questa piccola ma magnifica. Ma allora tocchiamolo questo progetto, parliamone un attimo. Beh, Gorgona è un progetto che da un punto di vista di coinvolgenza sentimentale è travolgente, sono poche bottiglie, oggigiorno sono 4.000 bottiglie, abbiamo piantato un nuovo vigneto nel 2015 e quest'anno, quindi verso il 2020 potremo aumentare un po' la produzione di questo vino bianco unico, Vermentino Anzonica, è un carcere, i detenuti lavorano. È un grande progetto sociale anche Gorgona. È un grande progetto. L'isola di Gorgona è un penitenziario, quindi. È un penitenziario ancora attivo ed è un progetto che vuole reinserire i detenuti ormai vicini, prossimi alla fine della loro detenzione, a rientrare poi nella società. Con un'esperienza, ma più che altro con un po' di denaro in tasca, perché guadagnano, e anche con un desiderio di intraprendere, di lavorare, perché il lavoro, qualsiasi esso sia, è una cosa che in Toscana si dice è cavavizi, il lavoro cavavizi, ovvero il lavoro ti distrae dai tuoi vizi, dalle tue desideri e ti concentri sul lavoro, che è la cosa più bella del mondo. Parlando di vini, allora Allie, tenuta Frescobaldi, Brunello, il Mormoreto e l'ho trovato straordinario questo Giramonte. Giramonte è un vino che io ho una grande passione per questo vino, vino complesso, viene dalla nostra azienda più antica, da Castiglioni, a sud-ovest di Firenze, quindi a sud-ovest, certo, di Firenze, un'azienda dove c'è una bella dose di argilla, ci sono dei terreni molto argillosi e questo ha fatto sì che il Merlot di questo vino qua venisse particolarmente strutturato, particolarmente potente. Poi con una piccola pennellata di Sangiovese. Invece prima diceva, durante la degustazione, le strade bianche della tenuta invece... La tenuta di Castelgiocondo. Quando suo padre, in che anno era che affrontò questa avventura di Montalcino? Nel 74. Nel 74. Io avevo 11 anni e lo accompagnavo e quando si arrivava lì lui andava in ufficio oppure andava a visitare i terreni. Io agguantavo un piccolo Volkswagen Maggiolino e partivo, andavo su giù bello. E giravo tutta Montalcino, un po' il salotto buono, no? Non lo era assolutamente, era lo è diventato, era un ambiente. Quando mio padre iniziò a fare i vigneti lì,
portò questi grossi trattori, questi Caterpillar, e ovviamente i trattoristi che dovevano mandarli. Non c'era un ambiente dove stare, quindi lui comprò una carovana da un circo, meraviglioso. Là ne fece metà officina e metà abitazione, e perché tutte le casolari erano tutte franate, non c'era nulla. E questi però avevano paura la notte, quindi dovette andare a cercare dei trattoristi che avevano un pochino più, diciamo, più coraggiosi, certo. Ricordo emiliani, e li portò lì, e ha dato alcuni, uno è andato in pensione adesso, è stata una persona eccezionale, Angelo Zanchini, una persona fantastica, gran lavoratori. Le aziende sono fatte di persone. Assolutamente. E veramente le persone cambiano le aziende, e io spero di portare avanti una tradizione illuminata di famiglia in cui noi coinvolgiamo i nostri collaboratori a sentirsela veramente nella pelle l'azienda. Ora, ahimè, non sono così bravo, ma prima tutti i nomi di cui li avevo a mente. È così, un'azienda che vuole dare, al quale i propri collaboratori restituiscono, e quindi, insomma, un marchese contadino, ma anche un marchese illuminato. Ma ora questo qui non lo potrei dire io, contadino sicuramente. Grazie, buon lavoro.